All'interno delle manifestazioni della patronale ci sarà anche la premiazione del concorso fotografico dedicato proprio alla cittadina di Cassinetta. Ne parliamo con il vice sindaco e assessore alla cultura Alice Uggioni. Buongiorno, Alice. Allora, il concorso fotografico ha per tema Cassinetta. Quali aspetti si vogliono mettere in evidenza? Quali aspetti? Ma allora, noi insieme all'Associazione Amici della Biblioteca abbiamo organizzato un concorso fotografico che ha avuto una lunga durata, nel senso che abbiamo concesso circa un anno praticamente, e lo chiudiamo con questa patronale, con la premiazione che avverrà lunedì 11. Qual era il tema? Molto semplicemente abbiamo detto: regala un'immagine a Cassinetta, per cui ci si poteva sentire liberi. Ecco, chiaramente abbiamo visto poi dalla partecipazione che è piaciuto un po' cogliere gli aspetti più paesaggistici, no, del nostro paese. Si era suggerito anche così di cogliere qualche altra occasione, manifestazioni, raccontare anche un po' la vita del paese, ma ha prevalso, penso, poi l'inquadratura. Anche grazie sicuramente alla suggestività, esatto, effettivamente dei luoghi di Cassinetta. Questo scorcio che è effettivamente molto bello. Poi però ci sono state anche delle foto molto originali, qualcuno che è riuscito effettivamente a cogliere altri spazi, altri luoghi. Sono arrivate circa 25 foto, alcune veramente molto belle, per cui credo ci sarà un po' di imbarazzo nella scelta quando i nostri giudici dovranno... Ecco, come verrà scelta o verranno scelte le vincitrici, le finaliste del concorso? Allora, quali sono i criteri? Abbiamo una votazione social che si chiude il 1° di settembre. E niente, sulla quindi pagina, c'è anche ancora qualche giorno per poter votare. Sulla pagina, che si chiama pagina Facebook Regala Contest Fotografico Regala un'immagine a Cassinetta, le votazioni sono ancora aperte e da lì verrà ricavato un primo vincitore. Poi abbiamo una giuria composta da una giornalista e da un fotografo che valuteranno gli altri scatti e quindi decideranno tre foto vincitrici, alle quali spettano dei premi di tutto rispetto, direi, perché abbiamo, che consistono, si può dire, ma allora abbiamo una videocamera action cam, poi abbiamo una, e qui andiamo un attimo sul nostro orgoglio cassinettese, abbiamo prodotti dell'agriturismo Laia e poi una cena presso l'antica osteria del Ponte che riapre con una nuova gestione. Ah, molto bene, quindi premi succulenti. L'iscrizione era assolutamente gratuita, per cui insomma chi ha... Avete avuto molto successo sui social per le votazioni, c'è stato credo interesse? Sì, perché sì, ci sono diverse centinaia di voti. Allora, l'appuntamento è per quali giorni? Con la festa patronale? Con la festa patronale dal 6 all'11 settembre, la mostra delle foto sarà sabato e domenica. E lunedì ci sarà la premiazione. Qualche appuntamento in particolare per la festa patronale che si svolgerà nel weekend, quindi venerdì, sabato e domenica? La novità grossa credo per quest'anno è la partenza della Gran Fondo dei Navigli proprio dall'Imbarcadero sabato alle ore 13. Ringraziamo Alice Uggioni, le auguriamo buon lavoro e vi diamo appuntamento per il secondo weekend di settembre qui a Cassinetta di Lugagnano. Grazie.